Allora, noi stamattina siamo qui come comitato disoccupati e precari e come sindacato Asia, perché nella nostra città a Livorno stiamo vivendo una situazione veramente pesante dal punto di vista occupazionale. Ci sono circa 30.000 disoccupati censiti e ad oggi ancora non ci sono risposte a nostro avviso accettabili per la crisi che sta vivendo la nostra città. Si parla di accordi di programma, si parla di soldi pubblici, però ancora nessuno ci è venuto a spiegare come verranno utilizzati questi soldi, quanti posti di lavoro effettivamente verranno creati. Un altro problema molto importante è la questione del reddito, perché se mai questi progetti dovessero andare in porto, si parla di lavoro che arriverà chissà fra quanto tempo. Invece è importante che ci sia un sostegno al reddito immediato, un reddito di cittadinanza regionale, che chiediamo con forza, come è stato fatto anche in altre regioni, perché è importante che ai disoccupati gli venga dato un sostegno, un reddito di cittadinanza che venga con cui venga finanziato con la fiscalità generale, venga finanziato con il taglio agli sprechi, venga finanziato invece di regalare soldi alle solite cooperative, alle solite imprese, questi soldi vengano utilizzati per chi ne ha veramente bisogno. Il caso del rigassificatore a Livorno è emblematico, abbiamo speso 900 milioni di euro per un'opera inutile e quei soldi potevano essere invece utilizzati per un sostegno a chi ha veramente bisogno. Noi vogliamo che i soldi che ci sono arrivino a chi devono arrivare, non è più possibile andare avanti in questa maniera.